Le registrazioni audio realizzate con un magnetofono sono tratte dalla ricerca di Nuto Revelli. Per il mondo dei vinti furono effettuate tra il 1970 e il 1974, per l'anello forte tra il 1977 e il 1982. Le nuove testimonianze e le immagini di paesaggio sono state filmate tra il 2006 e il 2010. Fanno parte della ricerca a progetto Aristeo di Diego Mometti e Andrea Fenoglio. I nuovi intervistati abitano negli stessi luoghi indagati da Nuto Revelli. Molti sono discendenti diretti dei testimoni del mondo dei vinti e dell'anello forte. Le riprese sono state realizzate in provincia di Cuneo, nel Torinese e in Provenza. I luoghi filmati sono fedeli all'immaginario descritto dalle testimonianze. L'hanno scappato per la miseria. Ecco, scappasse, sti tempo, scappasse in due. Marsiglia dentro la Francia. Scappavano tutti gli uomini. Sì. Gli uomini validi da che età? Scappavano a parti. A parti, partivano da giù, mentre che per un bucetto andassero a guardare alla Francia, andassero là. Bucetta da che età? Due, avanti. Via. Quando abbiamo fatto il pasto, Carla? Sì, pasto. E partì in primavera, via la fioca? Ah, primavera. Dal mese di marzo. Da aprile, da marzo, andasse via. I vecchi pare stanno sì a travegliare con poca terra, sì. Ma del mannaio mandavo via. E domini che sono detti da sì in Francia, domini 30 anni e piantavo la banana? E l'hanno partito tutti. Se abbiamo saputo o visto qualcosa solo in film, la TV, ma anche quello c'era negli ultimi anni. C'erano 3 ore di programma di TV al giorno, solo così.
questa, c'era telegiornale dove c'era lui sulla prima pagina sempre, ma per noi l'Occidente c'era una meraviglia, come Eden, come si parlavano gente che potevano uscire. La domenica sono 10 di luglio, sono da Cina, il martedì sono dai 14 e il giorno era già a Turin. Era proprio il treno a Turin per andare a Avre. Ah, se vendete in ferrovia da Turin a Avre. Da Avre? Sì, sì. Da Turin a Avre. Sì, sì. Allora se vendete a Avre, trova la nave. Sì, sì, sì. No, era in battaglia io. Parlo io. Ieri tantissimo la nave. Ma che cosa giù la scuola. Il coraggio, Ma d'un tremolto la capitò. E va a passare insieme al nostro bene. Voi sarebbe stato emigrante, diciamo. Sono stato in Quazzenzi in sé. Quazzenzi in sé. Tutta gente andava a cercare per voi. Tutti, quasi tutta gioventù. O prendi l'aereo direttamente da Casablanca Italia, però il problema è siccome non avevo tanti soldi, l'ho fatto tutta l'Algeria, la Tunisia, e praticamente dalla Tunisia sono andato alla Pantelleria, proprio al sud dell'Italia. Ma dal sud, la Tunisia, Pantelleria, come stai andando? Con la nave. Ah. Che cosa, mi sono andato con la nave. Non è che c'ero solo io, c'eravamo una ventina, una trentina di... La maggior parte erano tutti magrebini, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco. Non sono venuto come vengono tanti oggi, perché quando io ho preso l'aereo per venire. Oggi guardando la televisione vedo che sono tanta gente che vengono diversamente. Comunque io sono arrivato così con l'aereo e dalla Costa d'Avorio mi sono ritrovato a Roma senza conoscere nessuno. Così sei partito? Sono partito da zero. Ho avuto la fortuna di conoscere un altro della Costa d'Avorio che aveva il fratello qui a Cuneo. Abbiamo fatto conoscenza durante il viaggio. Durante il viaggio in aereo? Durante il viaggio in aereo. Ma e quindi tu quando sei partito? Non conoscevo nessuno. Ma come hai fatto, diciamo, a decidere? Ho deciso così, sì. Parto per l'Italia perché la prima ragione era perché non c'era visto tra l'Italia e Costa d'Avorio. Quindi era più facile per me venire in Italia. Adesso sono partito un mezzogiorno. E se andai dritto laggiù? Io sono andato a New York. Sei andato a New York? Io per un po' a New York sono visitato un mezzo là, a Castelgarda. Castelgarda? Tu ti indiso su Castelgarda? Qual era l'isola? Era un'isolotta, dove passavano tutti gli emigranti, ecco, del mondo. Tutti passavano per lì. O facevi la visita? Facevo la visita. Se accumulavi abitavo in quarantena, le pare? Io ritorno. Mandavo andare? Ma fino al 1100 sono arrivato, portavo io a 40. Stavo pensando all'innesto, per esempio, delle ragazze, le calabrotte, come le chiamavano, le ragazze meridionali sposate per procura con i contadini dell'Alta Langa. Quello sì che è stato un bel innesto, perché è vero che erano viste come le calabrotte, proprio in senso spregiativo. E comunque pensare alle generazioni di giovani che in qualche modo sono nate e hanno vissuto su questa langa, grazie a questo innesto, nessuno adesso sa più se
se quel ragazzo, quella ragazza lì è figlio di piemontesi dopo, se è figlio della signora calabrese, del padre Langhetto. Mi sono andato giù. Non colpo di fulmine, ci siamo conosciuti in 3 mesi sposati. Mi sono andato giù. Sono andato giù a Natale, 2 di prima. Hai conosciuto, mi fai fidanzamento. Dopo sono andato giù per te, allora giù facciamo la compromessa in municipio. Sono andato giù per te i documenti, no? Facciamo la compromessa. E il 3 di settembre sono a Maria. 3 mesi. Meno 3 mesi. Siamo stati fidanzati 3 mesi. Perché dicevo, chi era laggiù, mille corenca in tutti i momenti, ero qua per travaglio, andare su e giù. E parei. Dopo, 3 mesi sono sposato, sono stato tutto desde a Roma. Il viaggio di nozze a Roma. E fai nozze laggiù, dopo si è di dire, se ne fai all'Alpico Cecelio. Poi ci siamo anche sposati qua, quando siamo venuti. Si l'ha godito la messa. E dopo lo mi fai Disney all'albergo, al ristorante, al Bicocce d'Acelio, ne avevo 100-120. Gli amici. Se no me la lasciamo per te, eccetera, di cui me la ascoltassi ora, spacchia Disney. Abbiamo fatto 2 volte. Ma volentieri. Siamo sposati 2 volte, nella chiesa laggiù e qui. Arrivavo con i barco, gli arrivai a Fasendero, a Spetele, e mi davano un tenere incinto per le bestie. Tutti loro sono arrivati giù, di la gli un'assà da me, ma un'assà. Allora c'era un chiosco, e proprio fuori del porto, lì dove sono arrivati. E loro sono da lì, la viene per pavare, tolto un sacco, ma per un bicchiere di vino, che cosa, la viene sa. Sono arrivati lì, che lì la sentia parlare piemontese, dice, ma da dove è gli altri? E dice, non mi da bagnare. O dice, mi sei d'ambiglia. Ma guarda che destino. Dice, ande poi gli altri là, no? E stessi con me. Perché là, vengono tutti i piedi, ma dice, che tu non ti dà pa' da mangiare, dà pa' niente. Mi sei un che cerca di fiori a lavorare e una bella persona, ma che lì viene fino a domani che arriva al barco. Allora loro sono stati lì e l'hanno proprio dormito, comprare la canzone sul terreno, farai, sulla terra. Mi diceva, via tu le guardicine, ma dirmi le capitane farai. Quando siamo arrivati lì, c'era un posto dove vivevano tutti gli extracomunitari di Sud-Sahariana, diciamo, perché eravamo solo neri lì che vivevano. Era un posto grandissimo, cioè noi lo chiamavamo un ghetto, perché era un posto dove non pagavi niente, ma non c'era né acqua né corrente. Quindi si viveva così, anche senza soldi uno, con l'aiuto della Caritas poteva farcela, anche senza lavoro.
ogni tanto si faceva dei lavori così nei campi, a raccogliere pomodoro, a raccogliere mele, a raccogliere un po' di tutto. La situazione era anche difficile, perché non è che si trovava lavoro tutti i giorni. In giro di un mese potevi lavorare solo 2 o 3 giorni, perché si andava in piazza e quelli che avevano bisogno per andare a lavorare nei campi venivano con i camion e sceglievano chi volevano prendere. La nostra famiglia l'ha sempre andato giù, in fase dello scatto lì in via Cermai, anche la via San Francesco d'Assisi. Lungo il Palazzo Venezia, forse. Ecco, per esempio, le discorso che mi interessa, quelle delle nostre scarpe, io è una tradizione che vado a fare le nostre scarpe, che si undetta a fare le nostre scarpe. Sì, nella zona di Narbona, lì di fatti a Porta Nuova mi ha preso tutto studio di Castelmagno. Una cooperativa, eh? Castelmagno, Narbona? Narbona, poi ne col Valiera e Campofrei. Valiera e Campofrei, gli altri invece dalla parte azzurra ne è più niente. Gli altri nostri più cavalli adesso sono bischettati. Mio padre già è stato immigrato 12 anni in Dubai. Ah, in Dubai. Sì, quindi lui, mio padre, non voleva che io anche faccio come immigrante all'altro paese. Allora lui ha fatto tutte le spese per studiarmi. Allora ho studiato bene, ho fatto anche diploma in informatica. Quindi però avevo in mente che non devo uscire dall'India, perché sì che potevo lavorare anche in India, per andare la vita, va bene, era buono come che guadagnavo, potevo mangiare bene, poi la vita andava bene. Però se vedevo i miei amici che sono immigrati da altri paesi, loro erano meno studiati da me, però guadagnano di più di me. Quindi io ho scelto, vabbè, io vado lì, vedo, se riesco va bene, se non ritorno comincio a lavorare qui. Dopo era una missa che era in Francia, come fare di Maria. Se volvenni con me, non guadagnava 150 lire al mese. Mi uscivi! E allora sei andato in Francia? Adesso sono andato in Francia. E sono stato 10 anni al governo d'inglese, al club del tipo. Ah, e come fai a dire? Travagliavo, facevo l'estate, facevo tutte le strade senza lì. Prima di me. E dopo lì facevo dopo, lavavo, facevo dopo. Sì. I 10 mi hanno chiamato per un lavoro di babysitter e sono andata, ho dato le mie referenze, erano loro. E quando sono andata al colloquio ero così disperata che la cifra che mi hanno proposta per lavorare io ho accettato, perché c'era la scadenza del permesso di soggiorno. Se non avevo un contratto per il rinnovo del permesso di soggiorno, ti davano 6 mesi. E io non volevo fare questa fine. Ho accettato 600 euro. Che io no, quando mi hanno detto 600 euro, io ho detto non ho mai lavorato per 600 euro. Ma ero obbligata perché c'era il permesso di soggiorno in gioco.
quando arrivo lì, dritto al mar, anche le miniere, la gente trabaglia la campagna, le vigne, le vigne. E quindi stai sempre là o torna? Ah, anche se tutto l'inverno là, e di stato là non si trabaglia. Era niente sì a te. Ecco, ma con questa faccenda che andasi in Francia, no? Le famiglie un po' si sfavo, per forza. No? Ah, per forza! Perché bene era qui che sfermavo per i lati, mariavo là magari. Oh, sono mariati quasi tutti. Quasi tutti là, eh? Già. No, ma una famiglia l'avevo, mio figlio e due figlie, eh? Ebbene, il padre e la madre. E vedi che ti viene da Patrizio, sono tutti stabiliti dentro alla Francia. Che a Iera di Toulon. Iera di Toulon, sì. Iera di Toulon. Ed era mancatasse una posizione, giardini, campagna, via. Chi fa il vacchè e avanti. E avanti. Alcuni siamo andati prima con un cavallino che è uno, sopra, siamo andati sopra questa così, con la tela come le cowboy, e siamo andati a Cuneo, e da Cuneo abbiamo preso il treno e siamo venuti a Nizza. Mia mamma teneva il suo padre che aveva 10 mesi. E io ero la più grande, avevo 8 anni. E c'era mio fratello che teneva 12 anni, il più grande, e mia sorella 5 anni. Erano tutti e quattro. Beh, c'era anche un'altra famiglia che veniva di Chioti, che aveva 3 figlie. Siamo arrivati a Tolone alla mezzanotte. Quando è stato mezzanotte, non tenevo molto soldi per andare a dormire all'albergo. Allora a quello della gara hanno detto: andate a prendere una copertura e mettetela per terra nella gara e facciamo dormire tutti questi bambini. Era aprile. Aprile, eh? Allora lo sabato andassi in piazza. E come andassi fino a Barcellona? Non facevi, che vire piano al cartoon, Ritana, era Ritana. Chi camminava la gente, non cariava roba a Cuni. Montava in cima, andassi? Da lì che nominava su all'Argentera. Ma gli spiaccia, ma che gli spiaccia. E poi andassi in su, andassi in... A pe. Cugge andava fino a pe finché l'Argentina per lì di un conano e lì gli stalla con il berro e sì. Che le bestie dormivano lì. E dopo un mattino partito, torna con uno stepatoio lì sulla schiena. Che non ma pica... lì era nella frontiera? Era niente. La frontiera, l'arcia. Ma lo sa un passare niente? Sì, sì, ho sentito. Ma il casino fa... Un passaporto. Passavi sempre a pendere. Io a Barcellona la sera Polinco non andava partendo dall'Argentina, dall'Arcia, perché l'era troppo distante. Scusavano lì alla saniera. Un mattino si levavano presto per andare in piazza, che arrivava il patron per fittessi. Ieri tante in piazza.
Era da citron degli della Parvarmaia. No, ma c'eri tu, E già che n'era. Ma dalla Parvarmaia da tutto il paese. Ma cosa che stai masnati? Sen masnato? Magari a sente n'era. Magari a sente. L'era la piazza, l'era piena. E allora poi succedia? E succedia che venivano i patroni, chiamavano, guardavano, signora, che andasia di Tito Fittarisco, mi? Sì, sì. Congo sgagnano. E di verità, se sentia piano lo piava, sentia nemmeno, non vede nulla, sento nemmeno pagarlo lì, ma adesso ci danno scherzi tutti. Beh, io dico che adesso sono troppi, forse, secondo me, ma forse lì è un fattore politico, è una cosa politica, penso. Perché se no potrebbero chiudere, no? Non lasciarli più entrare, io penso, perché sono tanti adesso, sono molti. Qua noi non abbiamo i porti di mare, ma arrivano giù tutta gente, tutti i giorni, queste carrette, queste 300, 100, 1000 di questi extracomunitari. Ma poi io dico, cosa fanno qua? Non c'è lavoro per questi nostri giovani? Cosa è che fanno tutta questa gente? No. Sembra che arrivano tutti qua, non so. Invece, quando il tempo di mio padre andavano là, bisognava lavorare. Andavano nelle miniere, lavoravano. Che succede nell'Italia anche adesso, perché è terribile che succede con stranieri quali vengono in Italia, albanesi, rumeni, sono marocchini, non tutti sono bravi, non tutti vengono per lavorare, per fare qualcosa. Io un po' sono spaventato da queste cose, neanche non sono d'accordo, e mi fanno vergognare quando vedo al TV rumeni che fanno queste cazzate, queste cose. E abbiamo preferito avere amici italiani. Mi chiedevano quando andavo a fare le spese, e gente, conosci, c'è un rumeno, c'è una famiglia rumena, la conosci? Non la conosco neanche, non voglio conoscere. Io mi trovo bene con la mia moglie e basta. De cei care erau într-adevăr în domeniu să facă cercetări de piață, nu ieșeam eu și să spun lucrurile astea. Deci, purtător de cuvânt, în afară de asta. Tante Marie, tu l'as connue, je ne sais pas. Pas longtemps. Elle a habité ici, hein? Je ne sais pas. Elle venait travailler, mais et elle restait peut-être 6 mois, puis elle repartait. Moi, je ne me rappelle pas, parce que là, c'était du temps que, de ma mère, quand elle était jeune, qui venait. Il y en a beaucoup qui venaient, puis repartaient. Ils venaient l'été travailler, puis repartaient. Elle savait tout. J'allais toujours la voir avec plaisir quand on arrivait là-bas. Je disais, je vais la voir. Elle comprenait le français. Je sais pas comment elle faisait. Pour qui va que la maman d'un partir à l'Ivaki? Mandavano dei vacchi a pelle di un campo. E lo trattavo bene? D'erba. Gran erba mangiano in Francia. Ma lei ha mangiato tanta erba? Ma buon pan e tanta erba. Mi ne mangiavo un pan per dì. Lei è l'unica volta che si è andata in Francia, ma quella volta lì? Lei sta in 4 per l'inverno del 22. 4 sta? Sta in 3 inverni 4 lì. Ha preso l'autunno e settembre, sono da ieri.
Ah, si è vendetta ieri? Sta l'inverno. E loro stavo comunque all'istà e loro sì, hanno combinato dei problemi. Ma le mai, da quando è andata in Francia le pide in turno? Abele, sì? Sì, sono venuta dal 23. Ah, veniva del 23. E a San Pietro. E a ieri scofasì? Trabagliavano i pasolchi, l'insalata. Partout il y avait des ouvriers italiens. Que des paysans italiens d'ailleurs. C'est devenu les paysans les italiens ici, non ouais. Hier il y a que des italiens. Boletto. Et si vous allez au cimetière, il y a tous les noms italiens. Parce que c'était le plus près ici, il y avait du travail alors. Ils n'allaient pas chercher ailleurs. Mais ils avaient, ma mère elle me disait, la France nous a recueillis, il faut qu'on se montre, qu'on ne se fasse pas remarquer. Ils étaient dignes, vous savez. C'était la vie d'avant. Senza passaporto, non mi danno il brigù. A te, bravo. Perché non so che il passaporto è radio niente, ma non è banca sulla manico. E io ero così, la metà nel brigù perché non ho carte né niente. E la metà nel brigù. E sono state tutte in brigù. E dopo. Ma è circa la vita. E ci la lasciavo qui, mi pagavo 50 lire al mese. A una pugna. Non fatti mai tanto, non per la vita e la fare. Ho fatto quella nuova esperienza, sono andato a Brescia, da lì Perugia, poi di nuovo a Dronero, dove ho avuto il permesso di soggiorno nel 94. Da lì per me tutto è cambiato. Dal fatto di avere il permesso di soggiorno, la mia vita è molto cambiata. E, come dicevo, da febbraio 94 sono a Dronero, dove ho fatto successivi lavori in regola, diciamo. Prima del permesso di soggiorno viaggia sempre paura, ti sembra non sei padrone di sé perché hai sempre paura, appena che vedi la polizia o i carabinieri pensi subito che ti mandano subito in Africa, vivi una vita terribile comunque. E quando hai permesso di soggiorno puoi tranquillamente girare, andare in giro con gli amici, viaggiare. Andare a trovare la famiglia in Costa d'Avorio e avere un bel lavoro, cambiare lavoro, tutto, era un'altra cosa. Era una cosa bellissima. Cioè. Poi affittare una casa, tutto. Invece, mentre prima vivi sempre con qualcuno quindi, che hai permesso di soggiorno, quindi non sei padrone di sé.
la prima cosa che mi sono detta, come africana per dire, questa è una, non so se è una battuta, ho detto, anche noi che siamo un paese africano, per fare un documento, non metti tanto tempo, perché qua c'è il computer, basta cliccare e mandare, subito ci viene fuori. Non so come mai è così. Darsi che tutti gli uffici non sono riuniti, per quello che metti questo tempo, o darsi che sono pigri, o... non lo so, io non lo so. È la burocrazia, come dite voi. La burocrazia, per fare credere agli immigrati che non è facile vivere qua, che per vivere qua devi, ci sono delle cose da pagare. E queste cose da pagare è l'attesa. Purtroppo dal 2002 la costa lavoro è in guerra, possiamo chiamarla così, anche se adesso le cose sono, siamo su una strada di pace. E dicono che nel 2008, quest'anno, devono fare le elezioni. Purtroppo l'Africa è anche questa. Quindi molto sono fuggiti per non essere uccisi. Come si dice che passava i tedeschi, prima che restare da me. Come passava i tedeschi più i partigiani, no? Passava lui bruciava l'ordine, lui compagna i paesi d'ordine. Oh, l'osso. Il per l'osso. I chiavi pecore. Io ero distruppe di mutone, insomma, pecore. Gli auti, gli auti. Buttare via le bestie. Buttare via, ma dovevamo mangiare 4-5 mesi sempre. Si bruciava il paese. E bruciava tutto prima, il paese verde. Da dove sei partito? Da Perugia, che io mi andavo a San Barca a Napoli. Napoli? Ieri tanti. Io mi sono sempre posto. Vestì come ieri? Vestì da Sudà. Da Sudà? Da Sudà, da Sudà. E dove sei andato a sbarcare? A Tripoli. Ma che passava dalla testa quando sei andato? Arrivando là io pantina. Ah, subito, eh? Ah, subito. Ah, oh, momento. Non giova. Subito, Un calore che finiva più, non mandava il mare. Ma un calore. Io mi arrivo da Napoli, da un mese di devo qui, per bene. Sì, va bene. Ciao, ciao.
sono già abitudini. Il costume. Il costume. Da sì, con quel fumo lì? Ci va, non c'è, ma c'è un film e fa. Oh, Cristiano! Ah, era tanto, e lei la vio qua. Ma che ne dici, un bel piccolo è? Ah, lei la vio. È una brocca come abitano di Furnetto. Le vedi in mezzo alla popolazione? Sì, sì, io sono sempre. Sempre in mezzo alla popolazione? Perché? Come pensavi con la popolazione? Oh, mi involucra. Ma io stai? Sì, ma no, adesso tu decani, lì parla niente con chi ami da noi. Qui un po' di lei, io sempre ieri. Io scugliava da sia una corona di mosche che io mi ho in buca. Ho soldi nei scappelli. Madonna. Hai soldi nei scappelli, guarda. E vuole io nei scappelli? No, no, no. Ti provo di soldi. Fiducia, asco italiano, fiducia. Fiducia? Fiducia, vuol dire di soldi. Fiducia. Fiducia. Fiducia, asco italiano, beh, a biserra. Di lusso, cosa di biserca? Di sacca lui e c'è non mutanti. Di lusso, biserca. Di lusso, biserca, asco italiano. Di lusso. Lui è stato in sudino, lui scorrova. E chissà cosa. E gira il mondo a vedere la gente che sta molto peggio di te. E che tu chiedi il masnocchio, che qua il pulma, dammi qualcosa e non c'ho niente. Dai una birra. Perché loro assolutamente non vogliono che dai di soldi. Regalale quello che vuoi. Allora, prima volta sono andato in Egitto, mi menù tutti i sei, loro mangio il Kinder, tutto le cose. Era Ferrero e tutte queste macchinine sì, dentro. Sì. Che... Mando giù che non ha una borsa, ma di che chiama noi c'è una. Dopo da Negita mandone, purtroppo, questo mi ha più questo sciomma. Comunque mando con tre jeep, il jeep è tutto deserto, proprio. Il jeep mi schiacciava uno da fianco all'altro, perché uno tra l'altro. Tornando, e mi arrivando che ai beduini, l'ho dei beduini. E del masno che sono una bellezza, uno spettacolo di... e fa la mia fuga, dai che cosa sta sul masno, che la tira fuori per quattro tre cose e ha una macchinina e ma tutti in prima colpa più alla macchina e dico su una, come dire che sono fuori la brana studiò perché certo gli nuovi scuole non sanno cosa c'è la macchina. Soprattutto noi, neri, quando dici, quando vai, che ti metti a parlare davanti a un italiano, ti ascolta, a volte non ti dà retta, perché vedono sempre l'immigrato, sempre così. Uno che si alza le spalle e si mette a parlare, ti fanno la domanda, ha studiato a casa tua? E quando dici, ma sì, io ho studiato, che da noi si studia. Ah, io non sapevo come da voi non c'è da lavorare. Io pensavo che è perché non riuscite a studiare che non trovate da lavorare. Poi quando si parla dell'integrazione, io intanto dico, ma Se questa gente qua c'hanno ancora il problema sud-nord, cioè come fanno a parlare di integrazione? Ok, arriviamo dal Marocco, cioè, mi sembra un po'. Non una presa in giro, però dico, ma cioè, prima di uno risolvere il problema meridionale, piemontese, poi dopo possono parlare di noi. Perché come fa? Cioè, io ragiono così.
Se forse l'Italia è unita proprio nel proprio senso della parola, c'è anche uno spazio per noi. Noi come giovani padani ci identifichiamo nel ugualitarismo differenzialista, cioè noi riteniamo che tutti i popoli, noi non li chiamiamo razze ma li chiamiamo popoli, tutti i popoli siano uguali, nessuno superiore, ma diciamo che ogni popolo è superiore perché ha il suo genio particolare. Quindi c'è il popolo piemontese che è famoso perché ha i vini buoni, ha la cucina buona, c'è il popolo lombardo perché ha qualcosa che lo differenzia dagli altri. La stessa cosa può valere come il popolo africano o quanto il popolo americano, eccetera eccetera. Sul piano culturale prenderanno un po' di cose, sceglieranno alcune cose che gli vanno bene. Non so se trova qualcosa di positivo, di buono dentro questi che vengono. Non lo vedo, perché i marocchini sono già classificati come spacciatori, ladri, gli albanesi come ladri, gli africani come lavoratori, gli vanno bene. Siamo tutti migranti, siamo tutti stati accolti per fortuna da qualcuno, e quindi mi sembra il minimo che si debba fare in una società civile di accogliere la gente e di non avere questi atteggiamenti di chiusura. L'individuo e la sua dignità che vanno rimessi al centro. E poi non dimenticare la nostra storia, da dove veniamo. Questo Nuto Ravelli lo esprime in tutti i suoi libri, cioè lo dice anche sul fatto che è una fonte di libertà ricordarsi da dove veniamo, la nostra storia. Abbiamo tutti dei genitori, io ho mio padre che è emigrato dal sud dell'Italia, ho mia nonna che è nata negli Stati Uniti e poi è ritornata qui, quindi siamo tutti migranti. La nostra dignità si costruisce anche nel modo in cui accogliamo, capiamo l'altro. A che età ero andata in Francia a ste fie? A 12 anni, 15 anni. Le prime andai poi cercavo un po' scagiante, gente già per s'agitavano, parenti. Come facevi un frate? Qui io le giunive già loro, della parte di Cano. Andavi qui io le giunive, aggiornato. Ecco. Da Francia cos'è l'abitato a te? Sono tornato a te. A turno a te, sono tornato un'altra volta, sono ricolato in quella prima pace che sono là. Facevo una gara e torno lì alla fabbrica del Gisele, e io sono andato lì e sono andato un po' più in là, ai saline, dove la sala. Trovai fatica, cristiani. Fatica e lasciavo, portavo tutte le scarpe di corda, perché quando vedevo in bronza, tutta la corda, le alte, le venivano nella salzina, no, brucia, i peti, brucia la carne. Anche lei se la stai pieno di italiano, però, tutti l'ingiere, più scappate da casa.
Tutti scappati a casa. Vedi come erano. Tutti i borraulini li cantavano tutta la notte. Ero mio in sì, in mia paiera, andavo sempre per tre mesi, dormivo tutte le piante. A dormire parecchio, mi fiancavo un po' d'erba secca. Oh Cristo! E la compagnia! E noi cantavamo sempre! Si giocava e sai usare tu una vera cantare, cantavo. Compagnia esatto! Univo sempre a cercare, poi era, poi era, poi era. Cantava, io ero un tre che cantavo bene. Io vedo la difficoltà che fanno queste persone a trovare, anche a trovare un alloggio, perché non è che tutti vogliono affittare, non si affitta ai. E so che anche nelle cantine vanno a dormire in un certo palazzo, mi hanno raccontato, è tutto pieno, probabilmente gente che non ha ancora una sistemazione. Secondo noi il qualsiasi straniero, qualsiasi extracomunitario può venire nel nostro paese purché abbia due requisiti. Uno, abbia un lavoro, perché senza lavoro non si può vivere, e due, abbia una casa. E quindi secondo me, nel momento in cui uno Stato non è in grado di offrire a un immigrante un certo tipo di qualità di vita, lo Stato secondo me deve respingere diciamo lo straniero, l'immigrante. Se non lavori sei fuori, se non lavori non hai diritto di stare in Italia, devi entrare a casa. Come dicevo all'inizio, ti danno mesi di permesso di soggiorno per lavorare. E se non trovi da lavorare, che scade, ti danno 6 mesi. Se non trovi di nuovo, ti danno 3 mesi. Dopo 3 mesi, se non ha niente, devi tornare a casa tua. Dunque è un modo di mandarti via. E ti fanno capire che sei qua per lavorare, non sei qua per vivere.